Bene, bene, no, benvenuti, benvenuti a questa serata carina. Poi c'è Barbara Cassidi che è sempre eccezionale nell'organizzare questa, la bella e la voce, per cui però dovete fare degli applausi, perché io ho sentito pochi applausi. Applaudiamo Barbara Cassidi e la bella e la voce, così, perché voglio dire, quando i cantanti si esibiscono, le modelle, l'unica cosa che riempie il cuore di un artista è sempre un applauso, quindi dobbiamo applaudire, facciamoci sentire. Dimmi, cara. Chicco, io volevo un fuori onda. Sì. Sei qui su perché devi fare una cosa. Cosa devi fare? No, recito io. Sì, reciti. Quindi diciamo un attimino cosa devi fare. Ho 2 anni di teatro e quindi oltre al cinema e alla televisione che faccio abitualmente, vedetevi, vi prego, dopodomani Straculto su Rai 2 con Nino Frassica, Sabrina Ferilli e Chicco Cosci, che viene anche premiato, perché riceverò appunto questo premio, il premio Straculto su Rai 2, che mi consegnerà Nino Frassica e Sabrina Ferilli, e quindi dopodomani 23 Straculto Rai 2. Però io voglio dire, vengo dal teatro, quindi ora ti faccio una cosa veloce di Sciascia, un pezzo di Sciascia che parlava appunto della mafia. Dobbiamo mettere il sottofondo? O no? Ma sì, fammi una base, ma una cosa DJ, leggera. Metti una base. Va bene, allora è una cosa. Grazie, è una cosa di Sciascia, ma mi sentite con questo? Meno male, allora. Io il tappo della mano. Allora, è una cosa di Sciascia, però un attimo di silenzio, perché come si è giusto in teatro, si fa silenzio, e quando si recita un attore ha bisogno di silenzio. Silenzio. Una volta la mafia la riconosceva perché aveva una coppola, riconosceva quei signori perché avevano la lupara sulle spalle, o perché avevano macchiato una strada di sangue. Oggi invece la mafia è il colletto bianco, parla in italiano e non si sporca mai le mani. No, sono sempre pulite le mani, sono. Si nasconde, non si fa vedere. E magari dentro un negozio, magari dentro un avvocato, sì, nello studio di un avvocato, oppure a fianco di un sacerdote. Però tu te la senti addosso come una pelle che ti vorrebbe sappare di sopra. Sì, perché vede, lei pensa che noi siamo tutti uguali. Noi no, non siamo tutti uguali. Vede che i siciliani non siamo tutti uguali. I siciliani vengono dai saracini. Siamo bruciati dal sole. Siamo abituati da sempre a cambiare pelle. Sì, perché vedi, i siciliani cambiano pelle da tanti anni. Siamo siciliani. I greci abbiamo avuto tante tradizioni, tante popolazioni, tante civiltà. I greci, i romani, i normanni. Gli italiani, sì, gli italiani, ma quello, vedi, quello che noi non siamo, anzi noi siamo, sì, perché i siciliani sono ricchi dentro, siamo ricchi, siamo pieni di spine, però c'è un frutto dolce che hanno i siciliani abbiamo il miele, perché il siciliano è dolce come un mele, sì, siamo siciliani, è la caratteristica di tutti i siciliani. Però vedi, una volta un amico sacomodatario mi ha incontrato e mi dice: vedi, una volta che piove a diritto tu non ti devi preoccupare, quando piove assai e ti sembra che è una brutta giornata, tu devi fare una cosa, te ne vai a letto la sera e vedrai che l'indomani mattina in Sicilia ti alzi, guardi il cielo e c'è il sole. Ecco, quella in Sicilia è una bella giornata, e a noi siciliani quello che ci riempie l'anima e ci fa stare ancora in questa terra maledetta, in questa terra sana però bella, noi amiamo questa terra, noi siciliani senza la Sicilia non sappiamo stare. Vedo, una volta emigravamo, andavamo all'estero, ce ne andavamo in Svizzera a lavorare, in Germania, in America, in Australia, però tornavamo sempre, perché il siciliano non ci sa stare lontano dalla sua terra, deve tornare in Sicilia, perché la Sicilia è la Sicilia, ce l'ha nel cuore, c'ha nel cuore il sole, il mare, questo cielo è la Sicilia, siamo noi siciliani, non sappiamo stare lontano dalla nostra terra, per cui tutto quello che succede. Vedi, un giorno io mi sono alzato di mattina presto e ho visto il blu del nostro mare, era mescolato col rosso del sole. Piano piano io mi domandai: ma come si chiama questa cosa?
ecco, vedi il sole, il mare, è tanto bello che ti fa innamorare e tu, tu siciliano, non ti riesci a staccare mai. Ecco, io una volta mi sono detto il sole in Sicilia si chiama aurora, e allora ho capito che dopo il buio della notte in Sicilia c'era l'aurora. Sì, sì, l'aurora. Che bella l'aurora. L'aurora è la nostra speranza, quanto è bella l'aurora. È la nostra Sicilia, l'aurora. Che cosa antica l'aurora. Vedi, una volta, sì, una volta in guerra, piano piano, io andavo avanti e sparavano. Sì, sparavano, dice, ma che cosa sparano? Che sparavano, era una guerra pacifica, perché in Sicilia le guerre sono sempre pacifiche. Vedi, io dopo queste guerre, certe volte quando devo fare un acquisto, devo comprare qualche cosa, io non ci vado più nel negozio sotto casa, non ci vado, nell'avvocato, nel legale vicino a casa mia, non ci vado. Dall'onorevole che mi fa in favore a mia, a mia famiglia, a mia generazione, non ci vado più, perché vedi, spesso queste convivenze portano al disastro della Sicilia. Ma io sono siciliano e non si aggiustare lontano la Sicilia. La Sicilia mia mi piace, ce l'ho nel cuore, nel sangue, nelle vene, nella mia terra. E allora dico, una volta per sentire la missa me ne andavo da Don Giuseppe qua vicino, la chiesa Carrera. Però era certo un sacerdote difficile, un sacerdote che parlava troppo, era un sacerdote da allontanare, però era un sacerdote bravo, che voleva bene la gente del paese, la gente della mia Sicilia. Ecco, vedi, vedi, certo io ogni tanto mi scatto, sì, ogni tanto mi scatto, ogni tanto mi scatto a stare in Sicilia, che ci vuol fare? Ogni tanto mi scanto, però... Però vedi, questa è la Sicilia e io voglio onorare la Sicilia per tutti quelli che hanno perso la vita in Sicilia. Sì, per Gazziella, per Beppe, per Paolo, per Giovanni Falcone, per Giuseppe, insomma per tutti quelli che hanno perso la vita. Però è la Sicilia, che ci vuoi fare? Siamo siciliani, siamo fatti così. Poi fessi, vedi, un giorno io, figlie femmine, non ne voglio più, dice, perché non ne vuoi più? Perché vedi, le figlie femmine... Le figlie femmine, se domani gli devo dare un nome, gli voglio dare solo questo nome, Aurora, Aurora, che è la speranza dei siciliani. Grazie, 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 grazie. Era un pezzo di Sciascia, che voi sapete quanto è stato bravo e quanto ha amato la Sicilia. Io amo la Sicilia e la mia terra e non me ne andrò mai. Lavoro in teatro, lavoro in televisione, al cinema, ma la mia terra è la Sicilia e io la amo. Ciao Sicilia! Bravi, ciao! E buona continuazione! Aspetta che mi stanno calando i pantaloni, aspetta che non li ha. Perché mi stanno calando i pantaloni, perché se no ora ci dovrebbe essere Debba, siamo pronti con Debba. Ancora devo continuare. Perdo tempo, sì, mi dice di perdere tempo, dice di perdere tempo, io perdo tempo. Vado avanti, vado avanti. No, la sapevate quella, vedi? Nella vita ci sono i pupi e i pupari. E pupo io, e pupo tu, pupo lei, pupo lui, e tutto pupi siamo. Perché vedi, la vita è fatta di pupi e pupari. E pupo io, pupo tu, pupo lui, e tutto pupi. Perché vedi, la vita ci sono i pupi e i pupari. Il puparo è quello che muove i pupi e i pupi vengono mossi dal puparo. Il puparo è l'uomo potente, l'uomo che può fare tante cose. Il puparo è quello che muove tutti. E i pupi è la povera gente. I pupi siamo tutti, io sono un pupo. Io sono un pupo che vengo mosso col filo dal puparo. Pupo io, pupo tu, pupo lei, pupo tutti siamo. Perché vedi, la vita è fatta di pupi e pupare. Però che brutta vita quando non ci sono i pupare, cavoli fila. Va bene, va bene, allora continuiamo nel portatore a cacciare cintura, perché mi cade i pantaloni, no, perché no, voglio dire, mi cade, ho questa calata di pantaloni, ogni tanto mi cade i pantaloni, che cosa strana, la calata di pantaloni, voglio dire, no, vediamo se hanno finito, se no continuiamo. C'è Deborah, sei pronta?
No, non è poco, non è poco. Beh, continuiamo, continuiamo. No, io voglio dire una cosa, voglio ringraziare innanzitutto i giurati che sono qui, perché stasera ci sono giurati che vengono da Messina, che vengono da Catania come me, che hanno fatto chilometri, per cui è giusto ringraziarli un po' tutti. E io direi di iniziare da Turi Giuffrida, che ha fatto il generale dalla Chiesa, dell'ultimo film, che la mafia uccide solo d'estate, ma ogni tanto uccide magari d'inverno, Turi, ogni tanto però. No, voglio dire che ha fatto questo film di Piff, di Francesco Di Liberto, dove appunto Turi Giuffrida fa il generale dalla Chiesa. Poi, quindi grazie Turi, che sei qui a questa bella manifestazione di Barra Cassise. Grazie Nico Zangle, che è un attore e regista, col quale faremo uno spettacolo che andrà in tournée prossimo inverno, che appunto è L'Uomo Senza Mare, per la regia di Nico Zangle. Poi voglio ringraziare tutti gli altri amici, vedo Gianni Benepung, vedo tanti altri amici, l'organizzatore di spettacolo, eccetera. Però grazie Walter Iannini, con... è arrivato l'assessore, venga qua assessore, venga qua, che non è facile capitare un politico, venga qua, venga qua assessore, un attimino assessore, venga qua assessore, che piacere. No, perché poi voglio dire, bisogna ringraziare anche gli assessori, perché ci permettono a Barbara Cassise di fare questi spettacoli, per cui va un grazie, e soprattutto direi di accogliere l'assessore con un applauso. Quindi accogliamolo con un applauso, come si fa e come è consueto fare sempre. Assessore e Armando Donzi, un applauso forte, oh, il vostro assessore. Accogliamolo con applausi forti. Assessore Donzi, no, voglio dire, queste manifestazioni sono importanti, perché poi avvicinano la gente, il pubblico, in estate la gente vuole passare così due ore allegre come sta passando. Quindi io dico che fate bene a fare queste cose, chiedo di incentivare e fare sempre più queste manifestazioni, e credo che lei è sensibile a questo. La sensibilità sicuramente non manca altro che...